si occuperanno di fare insieme qui questa conferenza. Cominciamo subito perché siamo molto in ritardo. Quindi, scusate se mi sento, ma devo cambiare da qui. Allora, il movimento Zeitgeist è stato fondato nel 2008 ed è un'organizzazione della promozione e della sostenibilità che conduce volontariato di comunità, azioni di sensibilizzazione attraverso una rete globale e locale di gruppi, team di progetto, eventi annuali, divulgazione ed opere di solidarietà. Uno degli obiettivi principali del movimento è riconoscere che la maggior parte dei problemi sociali che affliggono in questo momento la specie umana non è solo il risultato della corruzione istituzionale, della scarsità, linee politiche, difetti della natura umana o altro. Riconosce che le questioni come povertà, corruzione, collasso, senza tetto, guerra, fame e simili sembrano essere i sintomi sorti da una struttura sociale superata. L'obiettivo principale è l'instaurazione di un nuovo modello socio-economico basato sulle risorse. Assegnazione, distribuzione e responsabili delle risorse attraverso il metodo scientifico. Un modo logico di ragionare sui problemi per trovare soluzioni ottimizzate. Il modello economico basato sulle risorse ha un approccio tecnico diretto per l'organizzazione sociale, in opposizione ai sistemi monetari e politici. Consiste semplicemente nell'aggiornare il funzionamento della società ai metodi più avanzati e collaudati che la scienza offre, abbandonando le conseguenze da una serie di inibizioni limitanti generate dall'attuale sistema di scambio monetario, profitti, grandi imprese e altre componenti strutturali e motivazionali. Il movimento è fedele a un elemento pensiero e non a figure o istituzioni. In altre parole, attraverso l'uso della ricerca mirata socialmente, di acquisizioni collaudate nella scienza e nella tecnologia, siamo in grado di arrivare in modo logico ad applicazioni sociali che potrebbero essere profondamente più efficaci nel soddisfare le necessità della popolazione umana. A questo punto ci sono ben pochi motivi per ritenere che la guerra, la povertà e la maggior parte dei crimini e molti altri effetti comuni del mondo attuale, causati dalla scarsità di denaro, non possono essere risolti nel tempo. La gamma delle campagne di attivismo e di sensibilizzazione del movimento si estende da breve a lungo termine. La visione a lungo termine, che prevede appunto il passaggio ad un modello basato sulle risorse, tuttavia, nel percorso da seguire, il movimento riconosce anche la necessità tecnica dell'applicazione di riforme transitorie, insieme al sostegno diretto della comunità. Il movimento Zeitgeist, inoltre, non presta fedeltà ad una nazione o a strutture politiche tradizionali, vede il mondo come un unico sistema e la specie umana come una sola famiglia. Riconosce che tutti i paesi devono disarmarsi e imparare a condividere le risorse e idee, se ci aspettiamo di sopravvivere a lungo. Per questo le soluzioni proposte e promesse sono nell'interesse di aiutare chiunque sulla Terra e non un gruppo eletto. In questi due anni come Movimento Zeitgeist abbiamo organizzato decine di eventi in tutta Italia, ma quando abbiamo iniziato a organizzare il simposio Società Sostenibile a Verona nel novembre del 2011, non avremmo mai pensato che sarebbe stato un simile successo. È stato il primo esperimento per noi sulla grande scena, un test di idea ampiamente superato. Tutti i relatori avevano un altissimo livello di presentazioni su varie tematiche, scientifiche ma anche coinvolgenti, divertenti e infine umane. Abbiamo messo da parte le ideologie, appartenenza a gruppi o etichette di alcun tipo. Ci siamo concentrati sulle idee, su ciò che ci accomuna e ci fa andare avanti insieme, anche celebrando le nostre differenze come un segno di forza piuttosto che di debolezza. Abbiamo parlato di sovranità popolare, alimentare, di empatia, di open source hardware, di educazione e collaborazione, con personaggi eccezionali come Jacopo Bo e Silvana Costi, come potete vedere. Inoltre, un'altra iniziativa che abbiamo fatto è stato il sondaggio sociologico, realizzato grazie alla collaborazione del GDL, o gruppo di lavoro sociologia e comunicazione, diretto da Alessandra e Sergei. Gli obiettivi dello studio sono i seguenti, appunto. Determinare l'atteggiamento degli italiani verso il sistema politico-economico attuale, rilevare lo stato attuale della popolazione italiana rispetto alle evoluzioni culturali e alle idee comunicate dal movimento Zeitgeist, introdurre delle strategie di comunicazione efficienti. Il sondaggio è stato realizzato e distribuito attraverso due forme, quella cartacea e su internet. Tutte le domande in generale hanno avuto quattro sezioni, ovvero politica, economia, lavoro, tecnologia e attivismo. Le conclusioni, ecco qui. Più del 95% della popolazione, ovviamente del sondaggio, ritiene che il sistema economico-politico attuale richiede dei cambiamenti di fondo. Più del 70% non giustifica alcun tipo di intervento militare. È diffusa la comprensione della maggiore efficienza del sistema collaborativo, preferenza di gestione comune e non privata dei beni di importanza generale. L'80% della popolazione è disposta a lavorare anche se non dovesse farlo per guadagnare.
la maggior parte della popolazione ha interesse verso la scienza e ha una percezione positiva. Questo problema. Allora, gli aspetti della debolezza dal punto di vista evolutivo dell'evoluzione culturale della società sono i seguenti. La maggior parte delle persone non associa le tecnologie all'organizzazione politico-economica della società. La popolazione non è informata sulle effettive cause di criminalità e metodi efficienti per risolvere il problema del crimine. Ci sono ancora poche conoscenze sull'avanzamento delle tecnologie in alcuni ambiti, quindi avremo Daniele Poti che ci spiegherà uno di questi, e molte persone attribuiscono la maggiore priorità al benessere materiale piuttosto che al benessere soggettivo. Per ora è questo. Thank you.